Ieri sono ripresi i lavori del Consiglio Comunale di Faenza, un Consiglio Comunale immediatamente acceso dalle interpellanze di Lega Nord, Movimento 5 Stelle e Nuovo Centrodestra e la tua Faenza, riguardanti gli allagamenti del 20 settembre scorso, episodi per i quali l'assessore Zivieri ha presentato una lunga relazione dichiarando che i responsabili della mancata manutenzione della rete fognaria e relativo controllo, responsabili esterni ed interni al Comune, non rimarranno impuniti. Per far fronte alle spese sostenute quel giorno e ai danni, il Comune di Faenza ha poi avviato le procedure per richiedere al governo lo stato di calamità nazionale, una richiesta nella quale ha convogliato anche gli allagamenti avvenuti ad Errano e a Celle, per i quali invece dalla Regione sono stati già ottenuti 150.000 euro per interventi d'urgenza nelle zone a rischio e 100.000 euro per ripianare le spese sostenute. Al termine della relazione dell'assessore Zivieri ha invece preso parola il sindaco Malpezzi per leggere al Consiglio Comunale una lettera proveniente dai vertici di ERA, nella quale si prevede in un mese il termine per i lavori di verifica e di manutenzione delle valvole e delle paratie di sicurezza, mentre invece entro la settimana i periti dell'assicurazione di ERA inizieranno a visitare i cittadini che hanno ricevuto danni e hanno presentato il modulo agli uffici comunali. Il sindaco più volte ha scritto a ERA, sia nell'immediatezza del 4 marzo, sia recentemente. L'ultima lettera risale ad agosto del 2014, quindi un mese fa, chiedendo puntualmente una verifica puntuale del sistema fognario e del corretto funzionamento degli apparati meccanici. ERA ha sempre risposto, e l'ultima risposta risale a luglio, dichiarando che il sistema di salvaguardia idraulica è perfettamente funzionante e che non si può un mal funzionamento dello stesso. Questa risposta è stata data da ERA non solo al Comune, ma anche direttamente ai cittadini. Non solo verranno accettate le responsabilità di chi doveva effettuare la manutenzione, ma verranno accettate le responsabilità anche di chi doveva controllare i riscontri forniti. Accettate le responsabilità, ERA si farà carico, come dichiarato, del risarcimento danni subito dai cittadini. E a questo proposito ci ha comunicato di aver già dato scarico alla propria assicurazione. Ci tengo anche a evidenziare che a fronte delle carenze riscontrate del sistema fognario, ci sono certamente responsabilità in chi ha l'obbligo della manutenzione della gestione, cioè ERA, ci sono responsabilità in chi è tenuto a controllare, a partire da chi ha sottoscritto in quanto dirigente di ERA le relazioni tecniche presentate dagli uffici, e a partire da chi, in quanto stazione appaltante, ha stipulato il contratto di servizio con ERA, mi riferisco a suo tempo all'ATA, oggi in APRSIA. Perché forse tutti hanno presente l'aspetto normativo, la gestione del sistema fognario e di tutto il sistema idrico, ciclo idrico integrato, in virtù di una legge del 94, è stato, i comuni hanno ottenuto ad esternalizzare la gestione a società di capitali. In virtù di questo obbligo, nel 2002 il comune affidò all'AMF la gestione del sistema fognario insieme alle altre autorità del ciclo idrico, poi passato a seguito della fusione in capo ad ERA. Ciò non toglie che l'esperienza fatta in questa occasione non comporti quantomeno a titolo di diligenza, una verifica da parte dei nostri uffici tecnici. ERA in pratica dice quanto segue. Dalle premesse formulate, ERA, nella piena collaborazione con le strutture tecniche del Comune di Faenza, intende dare avvio a tutte le azioni concrete necessarie per contrastare il ripetersi delle situazioni e dei danni dello scorso 20 settembre. Pertanto, verrà avviata quanto prima una ricognizione strutturale approfondita dei 36 scarichi fognari complessivi, a prescindere che siano o no di competenza di ERA, perché dei 36 scarichi, quelli che hanno manifestato criticità, hanno prodotto precipitazioni notte, sono risultati 5 o 6 di questi 36 scarichi. A seguito della ricognizione saranno attuati sugli impianti di nostra competenza
entro il mese di ottobre, quindi entro un mese ormai, sia gli interventi urgenti di ripristino del corretto funzionamento delle paratoie e delle valvole di sistemamento fra l'alveo del fiume e il reticolo fognario, sia, qualora la ricondizione lo evidenzi, le sostituzioni di apparati compromessi dall'evento del 20 settembre e l'installazione di nuove valvole paratoie. Altro punto, verrà fatta l'analisi congiunta e le attività del mese di ottobre, l'analisi congiunta e le attività del mese di ottobre consentiranno di identificare gli interventi aggiuntivi da proporre insieme all'Agenzia di regolazione regionale per gli investimenti, l'ATAS, per investimenti mirati di rafforzamento e protezione delle zone cittadine potenzialmente più a rischio. Verrà inoltre, con il vostro supporto, quello del Comune, attivato un raccordo operativo con il Servizio Tecnico di Bacino, Ingegneria Civile, per l'identificazione delle aree problematiche dell'alveo del fiume da sottoporre a immediata e ricorrente pulizia, poiché il rallentamento del flusso causa rigurgito e conseguentemente innalzamento dei livelli idrometrici e della pressione idraulica della rete. Poi veniamo alla parte finale, quindi interesse per i cittadini che hanno subito danni, dove dice: vorremmo infine, signor Sindaco, che suo tramite giungesse a tutti i cittadini che hanno subito danni la rassicurazione che era immediatamente a valle, cioè successivamente all'evento del 20 settembre, ha attivato la propria assicurazione la richiesta di copertura e i periti incaricati dalla compagnia, che è la AIC, primaria compagnia di assicurazione per rete mondiale, una delle più grandi compagnie americane, inizieranno la loro attività a partire da questa settimana, non appena riceveremo le sue strutture il primo elenco di denunce. E questa mattina abbiamo fatto pervenire ad ERA l'elenco di tutte le richieste d'anni arrivate fino ad oggi con gli indirizzi e eventuali contatti telefonici, affinché i periti della compagnia possano fin dai prossimi giorni, da metà di questa settimana, accedere alle abitazioni e alle attività di impresa danneggiate. ERA si impegnerà ad attuare un presidio costante delle procedure peritali dei periti affinché indennizzi e risarcimenti siano valutati ed erogati in via provvisionale, cioè con anticipazione, o definitiva nel più breve tempo possibile. Su questo io mi sono assolutamente raccomandato che i tempi siano rapidi, perché la gente in Italia li ha già subiti e non può aspettare i tempi che ordinariamente l'assicurazione impiega per valutare un danno e procedere alla liquidazione. Al termine della dichiarazione di sindaco e assessore, la parola è passata nuovamente all'opposizione, la quale non ha risparmiato un nuovo attacco alla giunta Malpezzi. Tardivo, innanzitutto, è stato giudicato il duro atteggiamento assunto nei confronti di ERA. Già a marzo non bisognava fidarsi della risposta dei tecnici della società, che assicuravano che gli allagamenti erano dovuti all'acqua della fogna tornata indietro proprio perché le paratie si erano chiuse. Bisognava e si deve fare prevenzione nel fiume e nella rete fognaria, ma soprattutto i controlli andavano fatti d'estate, col bel tempo. Ora, con l'arrivo dell'autunno, da una parte si rischia che le operazioni vadano a rilento a causa del maltempo e dall'altra parte si rischiano nuovi episodi di allagamento nel caso tornasse a piovere massicciamente, evento molto meno probabile invece d'estate. Federico Lega, per Faenza Web TV.